Scopo finisce sul risultato di 3-0. Una grande Juve che gioca molto bene e stende un uomo rivedibile in questa prima giornata della Serie A 24-25, che è già finita, mamma mia. Comunque, prima di tutto, like, ben iscrizione, condivisione e campanellina, cosa importantissima. Come ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. E con 5 semplici click e 5 semplici cose da fare, rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi, aspettate, fatelo. E se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, tifosi della Juve, del Como e della mia la partita andrò ad analizzare in questo video. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Allora, Juve Como finisce sul risultato di 3-0. Una grande Juve che gioca veramente molto molto bene, a parte i 20 minuti del primo tempo dove c'era stata una partita un pochino più equilibrata. Poi da lì in poi si sblocca tutto. Bangula, opzione vincente che ha scelto Thiago Motta, rischiandosela anche perché comunque aveva fatto bene gli amichevoli, sì, ma nessuno se lo aspettasse che lo schierasse titolare contro il Como. Tiro da lontano dopo aver tirato difensore, gol 1-0. Poi la Juve in un grande primo tempo trova anche il gol di Weah, che con una botta dalla distanza prende prima la traversa e poi va dentro e fa gol. Nel secondo tempo la Juve continua a macinare il gioco. Nel primo tempo ha fatto molto bene con il gol, continua a macinare il gioco, ma fatica a trovare il gol che gli viene annullato al 47esimo sul colpo di testa di Vlahovic con assist di Capal. Per me il gol non era da annullare perché comunque tu se hai una mezza spalla, un mezzo tacco per esempio, un fuorigioco, per me non è gol da annullare, però il regolamento che per me è vergognoso dice così. E quindi, cari tifosi juventini, purtroppo dovete stare al regolamento, come anche il rigore reclamato dai bianconeri, che secondo me c'era, perché comunque si vede che ha allargato il braccio, quindi secondo me il rigore c'era, però per lo stesso regolamento che secondo me non è vergognoso, ma di più. Non mi era segnato il rigore, quindi la Juve per me poteva vincere anche 5-0, perché per me sono due episodi che veramente sono al limite della vergogna per essere annullati, perché per me, bah, il gol di Vlahovic era regolare, perché come detto prima era mezza spalla, un mezzo tacco in fuorigioco, per me non è considerabile fuorigioco, e il rigore, per me il rigore c'era, perché comunque si vedeva che l'aveva presa con la mano, però il regolamento dice così, e quindi i tifosi juventini purtroppo dovete stare al regolamento. E poi arriva il gol del 3-0 di Cambiaso, sempre su assist sempre su assist di Bangula, che corona la sua partita meravigliosa. Un'ottima Juve, devo dire, ho visto un'ottima Juve, buoni principi, gioco veloce, già meglio rispetto ad Allegri, ma non è che ci voleva tanto. Però comunque, fatti passi in avanti. Comunque, questa è la mia opinione su Juve Como che finisce sul risultato di 3-0 per la Juventus, per i bianconeri, vittoria strameritata. E niente, ci becchiamo domani con la live recap della prima giornata della Serie A 24-25. Bella ragazzi, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Juventini con maschio e non, la mia analisi ve lo spatta, aspetto la vostra qui sotto nei commenti.